Forse una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Molte grazie. Molte grazie. Vieni, vieni, accomodati. Beppe, voglio iniziare da te. Ma ciao. Che dolcezza, che bellezza. Veramente un'emozione incredibile. L'hai fatta come lui, insomma. Io so essere una persona molto dolce e non è come quando appare in televisione, che giustamente si diverte a fare un po' quel personaggio lì, ma è di una dolcezza infinita questa persona qua. Ci conosciamo poco, ma so della sua grande umanità, cioè hai messo un'umanità incredibile. Grande umanità. Guarda, bravo. Che Nicola Aldero, quindi evita. Grande umanità, veramente. Non è bello a vedersi. Veramente. Cioè, ho fatto una scenata la settimana scorsa. La no, perché qua è un problema adesso. Qui è un, aspetta, qua è, un, è veramente Cristian, un grande problema. Siamo alzati in piedi, tutta la sala, una standing ovation per un grande artista. Bravo, la voce bravo. Perfetta. Un po' assomiglia pure anche al maggiordomo della Casa Bianca, questo fazzolettone, però la voce è fantastica. Bravo. Poi insomma, non è neanche cascato dai scale. Posso dire che siamo in virtù di una giornata di compleanni. Ho sentito al trucco una voce che mi diceva dietro: sembra un po' Berlusconi con il fondotinta di Carlo Conti. Perché oggi è il compleanno di Berlusconi. Bravo! Grazie! Loretta! Veramente. Misura, cuore, l'intonazione giusta, poi questo mettere la S come se fossero tutti plurali, no? Whites,
invece White, no? E lui aveva questa cosa che, ridendo sempre con questi denti, metteva sempre la S al come se avesse qualcosa tra i denti. Esattamente. E quindi tutto molto dentro, oltretutto, come interpretazione. E non è facile, sai, perché delle volte uno viene da buttare fuori, no? È stato... Cos'è? Ma guarda, allora visto perché compi gli anni ti ci vuole. Se ti tingessero ancora, ti farei maledetta parrucchiera. Ammazza, Auguroni, grazie, complimenti. Molto meglio della prima puntata, anche perché sei riuscita a fare tutte le scale, non solo quelle musicali, in piedi. E poi io... Era dai tempi di Armstrong, suo Sbarco della Luna, che non veniva un Armstrong così. Bravo. Molto bene, volevi aggiungere qualcosa, Peppe? Volevo sottolineare la bravura di Silvio Pozzoli. Bravo, che ho avuto l'onore. Lavoro settimanale, bravo, attento e meticoloso. Accomoda la rigore, bravo. No, dovete sapere, c'hai il microfono?